realtà non ho deciso niente, non ho deciso né di cosa parlare, né qual è magari un argomento interessante per la mattinata. Mazza e ciuffo. Però siccome ho visto che c'era Federico online, ho detto, dai, vediamo se riesco a catturare la sua attenzione. C'è anche il dottor Bosch online, attenzione. Almeno mi pare di aver visto un certo dottore online. Oh, caspita. Quindi, cari signori, questa mattina passeggio. Sto recandomi al luogo concordato per effettuare, non ho ancora deciso se una, due o tre sessioni di allenamento. Ieri mattina bagnetto, perché questa è una cosa interessante di cui parlare, ecco di cosa. La costanza, la perseveranza, la disciplina, che sono argomenti assolutissimamente importanti, basilari. Disciplinarsi è una cosa difficilissima, una cosa, caspita, difficilissima davvero perché ci sembra di mettere delle barriere, delle catene, e dici: ma scusa un attimo, ma già ce ne ho dall'esterno che mi rompono le scatole, che noia, mi devo mettere pure le catene io da solo, cioè me lo faccio io. Piercarlo, buongiorno. Ma sai, è una follia, è controproducente, è insano, è insalubre. E invece no, è esattamente il contrario. C'è l'argomento della disciplina, della perseveranza, che è un acceleratore fondamentalmente. È un acceleratore perché quando riesci ad allenarlo, che è come un muscolo alla fine, quando riesci ad allenare la disciplina, la perseveranza, la consistency, come dicono gli americani, caspita, lo rafforzi. E quando lo rafforzi, ti rendi conto che non è più una costrizione, la disciplina non diventa più una costrizione, diventa semplicemente un format preimpostato che tu puoi liberamente decidere di accettare oppure liberamente decidere in maniera consapevole di oggi no, grazie, oggi faccio qualcosa di diverso, ma lo faccio consapevole del fatto che posso farlo, che lo farò, ma semplicemente oggi ci aggiungo una variabile, una variante, e semplicemente decido che oggi la mia disciplina la sviluppo in quest'altro modo, ma è diverso. È diverso quando uno dice: ah, vabbè, ma io faccio ogni giorno quello che mi pare. No, è esattamente un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Però ne parliamo domani mattina perché ci sono ospiti.